Struff, tocco verticale per Robinho, tacco per Cazzano che si infila, Cazzano molto bene, Strasser! Strasser! È il primo gol in Serie A di Strasser! 1-0! Era l'85esimo minuto di Cagliari-Milan del 6 gennaio 2011. Il Milan era primo in classifica, ma il campionato era ancora lungo e iniziare il nuovo anno solare con un pareggio avrebbe potuto far vacillare le certezze acquisite dalla squadra di Allegri nei 5 mesi precedenti. Al Milan però mancavano diversi giocatori, da Ibrahimovic a Pirlo passando per Nesta. Poi, al 12esimo minuto della ripresa, ecco che si fece male anche Rino Gattuso. L'emergenza infortuni aveva costretto Allegri a partire con il giovanissimo Alexander Merkel come titolare e in panchina, oltre al neo arrivato Cassano, non c'erano giocatori in grado di fare la differenza. Ma Allegri non ci stava a perdere punti contro la sua ex squadra e al momento dell'infortunio di Rino si voltò verso la panchina dicendo a qualcuno: vai dentro e dai tutto quello che hai. Il ragazzo che ricevette queste indicazioni aveva 20 anni, arrivava dalla Sierra Leone e ancora non lo sapeva, ma stava per portare al Milan 3 punti fondamentali per quello che poi a maggio sarebbe diventato il 18esimo scudetto dei rossoneri. Il ragazzo di questa storia si chiama Rodney Strasser e quel pomeriggio del 6 gennaio 2011 intraprese un viaggio che poi lo avrebbe portato a esplorare ogni angolo d'Europa prima di tornare alla fine di nuovo in Italia. Rodney arrivava da un altro continente e al Milan c'era finito quasi per caso. Nato e cresciuto in Sierra Leone, infatti, durante un provino svoltosi in Europa, attirò su di sé gli sguardi di diversi club, tra cui appunto il Milan. Il club rossonero lo portò a Milano, dove il giovane Rodney si mise in mostra come un ottimo centrocampista. Poi, dopo aver esordito per 8 minuti contro l'Udinese nel 2008-2009, dovette attendere 2 anni prima di toccare il cielo con un dito, prima di avere la sua grande occasione. Occasione che appunto sarebbe arrivata proprio nel gennaio del 2011, quando Rodney, su assist di Cassano, trovò la rete dell'1-0 che permise al Milan di restare primo in classifica, dando una sterzata decisiva alla stagione rossonera. Il gol di Strasser nel corso del tempo avrebbe acquisito una fama tutta sua, diventando un inno all'imprevedibilità del calcio, un incentivo all'utilizzo dei giovani, uno di quei momenti che spesso nel calcio chiamiamo sliding door. E per il giovane Rodney invece cosa rappresentò? Il punto d'inizio di qualcosa di grande? Restò un caso isolato, che ancora oggi lui ricorda come il punto più alto mai toccato dalla sua carriera. Oggi Rodney ha 31 anni, all'epoca 20, ma in questi 11 anni mai è riuscito a rivivere un momento simile. Dopo quel gol, infatti, la storia di Rodney prese una strada diversa rispetto a quella che quel gol faceva presagire, portando il giovane ragazzo in varie parti dell'Europa, ogni volta scendendo di livello, ogni volta sempre più lontano da quel gol scudetto. Dopo il Milan, infatti, Rodney passò in prestito al Lecce, dove avrebbe dovuto giocare di più, maturando ulteriormente per il Milan. Nel mentre, infatti, aveva rifiutato un'offerta per andare allo Stoccarda, visto che Allegri, l'uomo che lo aveva buttato nella mischia, credeva fortemente in lui. A Lecce, Strasser giocò 12 partite, segnò un gol, ma soprattutto assistette alla clamorosa rimonta del Milan in terra pugliese, con i rossoneri che, sotto di 3 gol, rimontarono da 0-3 a 4-3. E tra l'altro, l'ultimo assist a Yepes, autore del 4º gol, lo fece proprio quel Cassano, che un anno prima aveva regalato a Rodney la stessa gioia. Poi però, Rodney si infortunò al Malleone, dovendo stare fuori dai campi per 3 mesi. Tornò dunque al Milan a gennaio per recuperare, ma il rossonero disputò solamente un'altra partita, prima di rifarsi male al Malleone. E da quel momento, la carriera di Rodney iniziò a scendere in picchiata, portando il ragazzo a giocare a destra e a sinistra, senza mai lasciare davvero il segno. Dal Milan passò al Parma, poi Regina, Livorno, Lupa, Castelli Romani. Nel 2016, a 26 anni, lasciò l'Italia, quella che ormai era la sua seconda casa, per tentare la fortuna all'estero. Andò in Croazia prima e in Portogallo poi, ma anche lì si dovette accontentare di una manciata di partite. Successivamente, dopo un breve ritorno in Italia, Rodney trovò casa in Finlandia, al Turun Palloseura. Ovviamente non si pronuncerà così. Come andarono le cose lì? Male. Rodney arrivò lì nel marzo del 2020, proprio allo scoppio del lockdown, e giunto nell'ennesimo paese europeo, dovette accontentarsi di passare le prime settimane chiuso in casa o al massimo girovagando qua e là per la città. Eravamo nel 2021 ed erano passati 10 anni da quel suo gol contro il Cagliari, il punto più alto della sua carriera. Nel mentre aveva viaggiato in lungo e largo per l'Europa, era passato dalla Serie A ai dilettanti, era passato dal giocare con Ibrahimovic a Gattuso a pensare di diventare un interior designer, ma soprattutto aveva perso la sua nazionale, la nazionale della Sierra Leone. Nel 2022, dopo 25 anni, la Sierra Leone sarebbe tornata a disputare la Coppa d'Africa e Strasser, un tempo il fiore all'occhiello del suo paese, aveva all'attivo 9 presenze con la sua rappresentativa, ma non veniva convocato da 10 anni. Come avrebbe potuto fare dunque per riconquistare la sua nazionale? Strasser, dopo aver girato mezza Europa, decise di tornare nell'unico paese che aveva sempre chiamato casa. Tornò quindi in Italia. Certo non al Milan, e neanche in Serie A, neanche in Serie B a dire il vero, o in C. Andò invece al Cattolica, nella Serie D italiana. Dopo essere stato in alto, non è facile tentare di ripartire. Non è facile dire ci riprovo quando hai fatto 1000 passi indietro. Eppure, nel caso di Strasser, questo approccio parrebbe aver funzionato. Giocando nel Cattolica,
Cattolica, infatti, a novembre è stato nuovamente convocato dalla sua nazionale dopo 10 anni. Nell'ultimo anno, Rodney ha indossato la maglia della Sierra Leone in ben 4 occasioni e oggi, a pochi giorni dalla Coppa d'Africa, il suo sogno di poter disputare il torneo è più vivo che mai. Dopo 11 anni dal momento più alto della sua carriera, Rodney potrebbe tornare ad assaporare il calcio che conta per davvero. E facendolo, potrebbe anche, per l'ennesima volta, ripensare a quel gol contro il Cagliari, provando a chiedersi come sarebbero andate le cose se fosse stato un po' più fortunato. La Sierra Leone, infatti, nella Coppa d'Africa sarà nello stesso girone della Costa d'Avorio e dell'Algeria, nazionale in cui oggi giocano 2 centrocampisti del Milan, ossia Kessié e Bennacer. A 10 anni di distanza, Rodney Strasser potrebbe affrontare 2 ragazzi che, a differenza sua, nel Milan sono riusciti a restare ed esplodere. E forse, chissà, se dovesse incontrare Kessié su un campo da calcio, Rodney potrebbe anche suggerirgli di non dare mai per scontata la fortuna di essere un giocatore del Milan.